Ciao ragazze, oggi siamo in una nuova location, ovvero nel mio bagno. Questo perché sono, come potete vedere, sono vestita perché sono appena tornata da una serata e dovevo assolutamente fare questo video perché è un video a cui ci tengo tantissimo, perché ho fatto una scoperta allucinante, ovvero fantastica. Io non so voi. Se amiate o odiate struccarvi, penso odiate perché non so, io veramente odio struccarmi. Innanzitutto perché quando torno sono stanca e non ho voglia di struccarmi, però è importantissimo, altrimenti ci roviniamo veramente la pelle. E poi perché perdo le ore a togliere chili e chili di trucco, prodotti super resistenti, eccetera. E in terzo luogo, perché continuare a sfregare con il classico dischetto struccante mi irrita un sacco la pelle e spesso anche gli struccanti mi irritano tantissimo la pelle. E nonostante questo, il giorno dopo io mi sveglio e trovo ancora tracce di trucco. Adesso ho fatto una scoperta sensazionale. Perché ho trovato finalmente il prodotto della vita, ve ne ho anche parlato su Instagram, se andate a vederne, a trovarmi, mi trovate come Rossi Makeup, perché veramente nel momento in cui già l'avevo adocchiato questo prodotto, perché mi avevano inviato un'anteprima via email dell'uscita di questo nuovo prodotto e ho detto, potrebbe essere il prodotto giusto per me, chi lo sa. E adesso vi mostro subito qual è questo prodotto qui, che è il balsamo struccante zero residui viso, occhi e labbra di Pupa per le pelli miste. Come funziona questo prodotto? È praticamente una sorta di gel barra crema. Quindi in questo barattolino c'è il prodotto, che è una sorta di gel barra crema, si prende con le mani, si scalda un pochino e poi si va a massaggiare bene sulle palpebre, il viso, le labbra. Si massaggia così a pelle asciutta su tutto il viso. Vi si creerà una sorta di pappone di tutti i colori. L'unica accortezza è andare a massaggiare bene, soprattutto nelle zone dove magari avete il mascara waterproof, insomma, nelle zone in cui bisogna insistere un pochino. Dopo si creerà questo pappone di tutti i colori, andate a sciacquare, o al massimo con un dischetto di cotone, ma anche solo sciacquare e vi giuro, non troverete più nemmeno una traccia di trucco. E per me è una cosa fantastica, perché io in nemmeno un minuto sono struccata. E la cosa che amo di più di questo prodotto è che è fatto apposta per le pelli miste. Infatti ne esiste uno per le pelli miste, ne esiste anche uno per le pelli normali e poi ne esiste anche uno per le pelli sensibili. Anche se in realtà io ho la pelle sensibile e con questo per la pelle mista mi trovo da Dio perché non mi fa venire brufoli, non mi toglie benissimo il trucco, non mi irrita perché io non vado a sfregare nulla con i dischetti o altro, perché questo fa proprio una sorta di pappone che poi tiro via in un secondo, non mi crea nessun tipo di irritazione, non mi brucia gli occhi, anche dentro l'occhio non mi brucia, è veramente fantastico. Questo per le pelli miste è a base di estratto di bardana e liquirizia, che aiutano a regolare la secrezione sebacea e a purificare la pelle, quindi proprio meglio di così non si può, perché oltre a struccare va anche a detergere bene il viso e fare questa azione anti-brufoli, diciamo così. Ovviamente se voi non avete una pelle con i brufoli potete usare anche quello normale. Io quello normale ce le ho, però sinceramente ancora non l'ho usato perché volevo provare bene questo per le pelli miste, perché pensavo fosse più adatto per me. Infatti, in genere questi prodotti danno problemi di brufoli. Io ogni tanto consiglio di usare anche l'olio di cocco, faccio la stessa cosa con l'olio di cocco, solo che lo trovo più scomodo perché intanto mi ritrovo tutto il viso tutto oleoso ed è più faticoso da mandare via, comunque da poi eliminare l'olio stesso, e quindi dopo aver struccato tutto con l'olio di cocco devo andare a
Allora, magari voi non lo sapete, se avete letto anche la mia rubrica su Glamour, perché mi trovate anche su Glamour, a volte scrivo lì, avevo consigliato come struccante l'olio di cocco. L'olio di cocco che cos'è? È un olio solido, in inverno, d'estate si diventa liquido, che è più o meno della stessa consistenza di una crema gel, diciamo così. Se usato allo stesso modo ha la stessa identica funzione, ovvero strucca, solo che può dare qualche problemino a chi ha la pelle grassa, perché essendo comunque un olio può andare a creare brufoli e poi può dare un po' fastidio, nel senso che essendo un olio rimane oleoso sulla pelle e quindi poi per toglierlo dopo che vi siete struccate magari è meglio usare anche un detergente e quindi ci vuole qualche passaggio in più. In questo caso con un unico passaggio io veramente elimino tutto il trucco in pochissimi minuti. Difficilmente faccio video recensioni singole, ma questo devo dire che mi è piaciuto tantissimo e volevo farlo assolutamente perché è, secondo me, uno dei prodotti della vita. So che ne esistono anche di altre marche, tipo della Clinique se non sbaglio, però hanno un prezzo molto elevato e non l'ho mai acquistato, anche se devo dire che ero molto curiosa. Fortunatamente la Pupa mi ha inviato ad provare questo e mi è piaciuto tantissimo. Penso che lo ricomprerò, anche perché comunque sono 100 ml di prodotto, ma in realtà ne basta pochissimo. Ora vi faccio vedere subito come mi sto. Allora, è sabato sera quindi ho fatto un trucco bello pesante, bello carico. Questo è il prodottino. Tolgo il coperchio. Prendo giusto una noce così di prodotto. La riscaldo, magari l'anello me lo tolgo. La riscaldo così tra le mani. Ed inizio a massaggiare. Io in genere massaggio prima le zone dove ho più trucco, quindi per esempio gli occhi, e massaggio bene soprattutto sulle ciglia e sotto, e poi vado così su tutto il viso. Adesso comunque prodotti super resistenti, perché il fondotinta a lunghissima durata della MAC, ho usato la base per il trucco di Too Faced, Benefit, cavolo, mi confondo sempre da queste due marche, comunque mi sembra di Too Faced la Shadow Insurance. Labbra non ho niente. E praticamente già in un secondo, voi mi vedete così, ma mi ha sciolto il trucco, perché l'eyeliner non c'è più, le ciglia, io me le sento morbidissime. Sono di questo colore, ma vi assicuro che adesso passa via tutto. Avevo un altro prodotto simile, cioè ce l'ho ancora, che lo usavo quando facevo la scuola di trucco, soprattutto nelle lezioni di trucco artistico, quando facevamo quelle maschere con quei colori in crema, proprio colori grassi si chiamavano, con cui si colorava tutta la faccia, e per eliminare tutto quella maschera lì ci voleva proprio una sorta di prodotto, quello era un prodotto a base proprio di paraffina ed eliminava tutto. Però era pieno di schifezze, nel senso che per le pelli grassi era un incubo, perché poi vi trovavate veramente pieni di buboni. Questo ha più o meno la stessa funzione. Adesso mi sciacquo la faccia. In questa fase potete o sciacquarvi il viso in questo modo e in un attimo va via. Adesso non ho finito di sciacquarmi il viso perché volevo farvi vedere un'altra cosa che mi sono ricordata adesso. Altrimenti potete o con un dischetto di cotone togliere tutto, altrimenti io uso questo che è... che ahimè adesso è un po' sporco, più che altro è macchiato, perché lo uso, è un panno della, anche questo è della Pupa, ve ne avevo parlato tempo fa perché ce l'ho da un bel po', tipo silicone, una roba così,
si può usare anche per struccarsi, ma io non avevo mai capito come struccarmi con questo. Lo usavo per togliere le maschere, infatti se vedete è marrone perché lo uso per togliere la maschera al cioccolato, al cacao, e purtroppo rimane così, però è pulito in realtà. Quindi con questo, se non avete voglia di sporcare tutto il lavandino, fate così e vi toglie tutto praticamente. Adesso io sciacquo perché preferisco sciacquare. Eccomi qua, un mostro, perché asciugo il viso ed eccomi in tutta la mia bruttezza. Non ho veramente più un filo di trucco, zero, non ho un filo di mascara, di eyeliner, waterproof, di niente. È veramente fantastico. Adesso ci avevo messo un po' perché gli ho spiegato i vari metodi, ma è veramente fantastico. Cioè, ragazzi, non ho mai trovato un prodotto così nella mia vita. Cioè, è veramente qualcosa di fantastico, perché in un minuto non avete niente. Cioè, ho le ciglia morbidissime, proprio come se fossi, sono completamente struccata. Quindi il metodo che preferisco io è applicare questo prodotto su tutto il viso da asciutto, quindi sul viso asciutto, comunque come c'è scritto già lì, e poi sciacquare tutto. Altrimenti io in questo caso uso questa pezzettina qui, anche questa della pupa, che si serve per struccarsi, per togliere le maschere eccetera, che devo lavare, vabbè, e tolgo tutto così, giusto per non sporcare tutto il lavandino di nero. Però poi una sciacquata la faccio lo stesso, perché sciacquando poi strucco ancora meglio, secondo me. E niente ragazze, questo è il mio video per farvi scoprire questo prodotto, che è fantastico, veramente lo amo. E fatemi sapere voi cosa state per struccarvi. La pupa mi ha inviato anche l'acqua micellare, che devo dire che l'ho provata. Preferisco lo stesso questo, perché odio andarmi a togliere il trucco con 10.000 così dico dischetti di cotone, che poi spreco, non li trovo, devo comprare eccetera. E comunque ho provato anche quella, devo dire effettivamente mi ha tolto bene il trucco, però devo provarla bene, perché ultimamente, ovviamente, siccome mi trovo benissimo, mi sto struccando solo con questo, e quella veramente non l'ho calcolata proprio ancora. Però l'ho provata una volta e non mi sono trovata male, anzi ho visto che comunque ha tolto bene anche l'eyeliner, waterproof e tutto. Certo, è sempre un'acqua micellare, quindi non è come se fosse questo prodotto, però vabbè, ne parlo nel prossimo video, in un altro video se vi interessa. E niente, fatemi sapere quali sono i vostri truccanti preferiti, se lo proverete. Seguitemi anche su Instagram, che mi trovate come Rossy Makeup. Ci vediamo alla prossima, ciao!